Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, siamo sul palco principale di questa Sensia 2017. Si è appena conclusa l'esibizione della Silvio Oddi Academy, il pubblico si sta alzando in questo momento, ma tra pochissimo noi invece andremo ad interpellare i visitatori di questa Fiera dell'Ascensione per chiedere loro un voto compreso tra 1 a 10 a questa fiera. Quindi scopriamo tra pochissimo che cosa ci risponderanno. Venite con noi. Siamo con l'assessore alla cultura Marina Zaretti, perché prima di cominciare questo giro io volevo proprio svelarle che progetti abbiamo. Noi tra pochissimo andremo tra tutti i visitatori. Paura. No, ma non si faccia. No, no, non abbia paura. Noi tra pochissimo andremo in giro per Voghera, nella Sensia ovviamente, e chiederemo ai visitatori di dare un voto da 1 a 10 a questa fiera. Secondo lei quale sarà la media che verrà fuori? Ma io spero comunque un buon voto, anche un 7,5, 8, 9, insomma. Spero che sia piaciuta, perché ci abbiamo messo veramente tanto tanto impegno. Ho ideato tante novità e i miei collaboratori le hanno realizzate in maniera, io credo, veramente eccellente. Si può fare di più, cercheremo di fare di più l'anno prossimo, partendo a settembre, per organizzare una fiera che sia veramente a 360 gradi quello che vogliamo e vorremmo. Allora, cosa diamo? Che voto diamo a questa Sensia? Un voto compreso tra 1 e 10. Allora, dunque, tra 1 e 10 direi assolutamente un bel 8,5? 9 forse, dai. No. Come mai? No. Eh beh, perché è la prima dopo una lunga serie di situazioni disastrose, per cui direi che piano piano ci stiamo adeguando a quello che è l'esigenza della città, direi. Quindi direi un 9 per adesso, va bene. Non ho visto nulla, è la prima birra che bevo, quindi la birra è buona però. Quindi un voto alla birra? 7, 6, 7 dai. Non è che sia proprio buonissima. No, 7, sì dai, buona. Sì. Cosa andrai a vedere adesso? Non lo so, assolutamente, ma starò qua pochissimo. In verità io qua non ci volevo neanche venire, però sono stato obbligato. Finisci la birra e vai via. Quindi finisco la birra e vado a casa a mangiare, però... Allora, benvenuto alla Sensia. Grazie. 8 dai, 8. Cosa ti aspetti da questa fiera a questo punto? Ormai è finita la fiera, però... Questa sera, di vedere questa sera? Non saprei, perché essendo poi l'ultima sera, poi le bancarelle chiudono prima e penso che il bello sia stato venerdì e sabato. Un bel 7,5. Motivazione? Motivazione, un buon clima, fin troppo caldo, una buona atmosfera, mi piace, ci sta. Diversa dagli altri anni. Ho potuto vedere solo gli stand fino adesso e quindi li apprezzo. Mi piacciono sempre tutti gli anni, beh, l'anno scorso non c'erano, però mi piace, un voto 8 dai. Per adesso ti do 8,5 perché devo ancora girarla tutta. Però siccome la cosa che mi piace più della fiera è la roba mangiareccia, ti posso anche dare 15 o 20 o 100, dipende. Perché qua di roba da mangiare ce n'è tanta. Ce n'è tanta, tanta, a me piace mangiare, anche se non si vede, ma si piace mangiare. Do un 8. un 8 ci sta, è bella, organizzata bene, ci sono un sacco di stand. Bello, merita insomma, un giretto merita. Quindi è molto positivo? Sì, certo. Anche per me un 8. Come mai? Ma perché l'ambiente è accogliente, belli gli stand, bella la gente, tranquillo. Posso pieni voti, dai. 7-8 diciamo, come tutti gli anni, perché bene o male viene sempre ben riuscita ed è una festa anche per noi vogheresi ed è molto positiva per la città. Quindi è un voto positivo, lo considera positivo? Sì, sempre, assolutamente. Ma sì, anche per me 7-8, va bene, sì. Anzi, l'anno scorso non ci sono stati gli stand, quindi quest'anno, insomma, fa piacere avere un po' di movimento. Insomma, è sempre una bella cosa per la città, avere un po' di vivacità, ecco. Io, guarda, sono abbastanza severo, darei un 7.
7 è un voto non discreto, per cui sostanzialmente perché è una fiera dove comunque c'è sempre un grande impegno, c'è sempre un gran movimento e c'è comunque una grande vita su alcune iniziative. Chiaramente alcune sono un po' più commerciali di altre un po' più originali, per cui se dovessi dare un giudizio generale, quello è. Ma io direi un bel 9, perché vabbè, il 10 no, perché si può sempre fare di più, però il 9 perché comunque rispetto all'anno scorso sta andando molto bene. Penso che sia positivissimo il fatto che siano tornati gli stand e i fuochi d'artificio che l'anno scorso non c'erano, che erano stati sostituiti dalla banda di Voghera. Con tutto il rispetto, però forse penso che la maggior parte delle persone preferiscono i fuochi. E anche a livello di bancarelle, vabbè, a parte le solite, penso che ci sia anche qualcosina in più quest'anno, insomma, quindi qualche novità. 8, perché è un po' meglio dell'anno scorso, ma come spettacoli serali vale poco. Come mai vale poco e cosa è meglio dell'anno scorso? Come mai vale poco? Gli spettacoli serali, quelli che sono dalle 21:30 in poi, offrono poco, solo per i giovani sono e basta. L'anno scorso è stata, dicono, ma io posso quasi confermare, una delle peggiori fiere degli ultimi anni. Quindi quella di quest'anno è promossa? Sì. Promossa abbondantemente. Quindi, dato che siamo agli sgoccioli, se dovessi chiedere a lei un voto tra 1 e 10, facendo magari anche un pizzico di autocritica, per carità. 8 e mezzo, come mai questo voto? Perché cioè, si può fare di più, l'importante è avere più tempo per poter organizzare le cose. Credo che partendo a settembre, io sono entrata a gamba tesa in questa sensi ad aprile, capisci che un mese e mezzo è veramente poco, ci abbiamo veramente dato dentro tutti, quindi più di così onestamente, però vedo, insomma, sento che il riscontro c'è, alla gente piace. Poi mi spiace di aver alzato un po' troppo il termostato esterno per evitare la pioggia, però cercherò per l'anno prossimo di regolarlo meglio. Bene, allora ci auguriamo che lei riesca a regolare anche il termostato, grazie mille davvero. Vi invito tutti, Sony Lumière, fuochi d'artificio e musica. Li facciamo vedere proprio adesso, vediamo.